ma allora noi, per capire anche come i nostri destini, come dire, sono legati alla politica, ma a volte possono essere legati anche a dimensioni che sembrano appartenere solo all'immaginario, vi facciamo vedere alcuni personaggini che ci hanno accompagnato in questi anni. Cominciamo da un robottino, forse la grafica è in condizione di mandarcelo, lo possiamo anche vedere, dopo questa musica che è quella di Kraftwerk del 1977, che già ci introduce un po' al tema. Qui vediamo Donald Sutherland con una bambola meccanica in un bellissimo film di Federico Fellini, Casanova, e dopo la bambola meccanica vediamo, forse ve lo ricorderete, qualcuno se lo ricorderà, or che bravo sono stato, posso fare anche il bucato, diceva questo signore, che era il famoso Tic, che poi faceva anche la sua pubblicità. E per terminare, giusto terminare, andiamo da questo cattivissimo Terminator che Arnold Schwarzenegger in testa ha popolato di incubi il futuro prossimo avventura, perché il film si svolgeva insomma fra qualche decina di anni sempre dalle parti della California. Ma che c'entra tutto ciò? C'entra perché noi oggi proviamo a camminare nel futuro, anzi a metterci una mano. E con chi ce la mettiamo la mano? Ce la mettiamo con Maria Chiara Carrozza, la professoressa Maria Chiara Carrozza, che ringraziamo ovviamente. Buongiorno. Per esserci venuta a trovare. Chi è la professoressa Carrozza? È la direttrice, lo leggo per essere preciso, della Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento. Accanto alla professoressa si erge in modo inquietante, devo dire, perché si muove anche, la sta muovendo Marco Controzzi, che ci dicono dottorando, e noi ovviamente glielo diamo il titolo, questa mano che in modo così curioso e anche un po' inquietante, insomma, si erge da quel tavolo. Che cos'è? Da quale progetto nasce? Nasce da un progetto di realizzare una protesi di mano che sia in grado di effettuare tutte le prese della mano umana, quindi è uno studio, un prototipo che è stato anche sperimentato in vari siti del mondo. Per esempio, un ragazzo amputato di mano svedese di circa 20 anni ha provato a utilizzare questa mano e ci consente di studiare le varie prestazioni, le varie prese. Uno dei limiti principali a cui devono fare fronte i soggetti amputati è l'impossibilità di effettuare alcune prese, no? Tipo scrivere, manipolare. Noi studiamo questo, la possibilità di manipolare. Ecco, rispetto alla funzionalità della mano che tutti abbiamo, come tutte le cose normali che abbiamo come il nostro corpo, di cui non ci accorgiamo se non quando ha dei problemi. Ecco, questo strumento, questa mano, che tipo di funzionalità ha, anche in percentuale, rispetto a quello che può avere una normalissima e però, come dire, graditissima mano? Sì, certo, dipende dai punti di vista. Allora, da un punto di vista dell'amputato, questa consente di recuperare l'80% della funzionalità della mano nel prendere gli oggetti, no? L'amputato cosa desidera fare? Bere con la propria mano artificiale, certo. Scrivere, magari premere sul telecomando, utilizzare la carta di credito, sono tutte prese diverse. Per questo ha 4 motori incorporati e quindi può flettere e stendere le dita e cambiare quella che si chiama la presa. Poi una cosa bella di questa mano rispetto alle altre sviluppate è che ha all'interno 40 sensori. 40 sensori? 40 microsensori distribuiti nella struttura. Che cosa gli consentono di fare questi sensori? Si chiamano sensori propriocettivi, quindi che servono a misurare la posizione della mano nello spazio. Noi abbiamo dentro la nostra mano 17.000 meccanocettori, no? Quindi questa è una riproduzione delle nostre Quanti abilità. Quanti ce ne abbiamo noi in una 17.000. mano? 17.000. Insomma, l'architetto è stato piuttosto raffinato, sì, devo dire. Sì, sì, sì. Permette di vedere, noi a occhi chiusi sappiamo la posizione della mano nello spazio, così la mano artificiale, senza essere vista, deve sapere in che posizione è. Come siete arrivati a realizzare questo prototipo? Ma sono stati una serie di grandi progetti europei. Noi ci lavoriamo dal 2000, quindi inizialmente fu l'INAIL, quindi un ente italiano, che ci ha finanziato. Successivamente è sempre stata la Commissione europea. Devo dire che dal governo italiano abbiamo preso poco, siamo costati poco, a parte il mio stipendio. Però abbiamo sempre avuto progetti europei, internazionali, quindi grandi collaborazioni internazionali che ci hanno permesso di sviluppare tutto questo. Adesso stiamo collaborando con colleghi svedesi e cinesi. Tecnicamente però una mano non si inventa, no? No. Cioè, nel processo che vi ha portato a realizzare quell'oggetto, quello strumento che io vedo lì davanti a lei, quale percorso avete seguito? Cioè, come si costruisce una mano? Allora, intanto si comincia studiando.
studiando la biomeccanica della mano, studiando quindi l'elemento naturale. Quindi si parte dall'originale. Sì, e poi si parte studiando i meccanismi che devono replicare il movimento della mano, quindi i motori, poi i sensori. È uno studio multidisciplinare, la robotica non è una disciplina a sé, no? A sé stante, ha bisogno di ingegneri meccanici, elettronici, informatici. Robotica, ricordiamola questa parola, sì. Perché insomma... Quindi la robotica è un po' un'arte anche, no? È l'arte del fare, senza costruire il robot non si è un vero robotico. Le posso chiedere una cosa? Una volta innestata su un paziente questa mano, in che modo è possibile indirizzarla? Cioè com'è che un'intenzione... diventa un atto, un gesto. Ecco, questo è parte dello studio, quindi lo studio e la sfida per il futuro è collegarla al cervello. Ci sono degli elettrodi che si applicano sul moncone, quindi sulla parte residua del soggetto, e leggono quelli che si chiamano segnali elettromiografici, quindi i movimenti dei muscoli residui che servono come interruttori per il soggetto, per dare dei comandi alla mano, che la mano interpreta e poi ridà, come dire, nel movimento. Professoressa Carrozza, siamo arrivati su una soglia molto inquietante e anche problematica e però affascinante, quella del corpo e della mente. Sì. Non è da oggi che ci stiamo interrogando su questo, ma insomma ci fermiamo un momento perché intanto le facciamo vedere